uguali e diversi. Bambino di pace, quel bambino capace di dare valore ad ogni dolore, di far sentire l'amore nel cuore. Ridere, giocare, colorare, saltare, imparare, amare, tutti verbi importanti e all'infinito, come infiniti ma uguali, sono i tuoi e i miei sogni. Dai, non avere paura, il diverso non è lui, sei tu, siamo noi, solo quando viviamo il nostro cuore è grande. Sono storie difficili ed emozioni sincere, quelle racchiuse all'interno del libro La squadra vincente dei bambini di Betania, il cui ricavato andrà devoluto in beneficenza. Le parole sgorgate dalla mente, scritte dalla mano dei piccoli poeti, ospiti della casa famiglia di Tortoreto, la casa di Lorenzo, sono il frutto di un progetto complesso e delicato lungo un intero anno curato da Laura De Berardinis in collaborazione con la Ollus I Bambini di Betania, lavoro che ha voluto far emergere la bellezza della vita là dove ne era rimasta traccia, all'interno di esistenze così piccole eppure già profondamente segnate da un passato difficile. Abbiamo una casa famiglia dove accogliamo minori che per vari motivi sono stati allontanati dalle famiglie, o per un disagio oppure per un allontanamento per motivi di violenza, di abbandono. Ecco, ci sono vari motivi. Un luogo speciale dove possono ritrovare la serenità, dove possono, oltre a essere accuditi, ma è importante proprio prendersi cura di loro. Questi bimbi sono veramente dei poeti. Il libro è diviso in sezioni, per cui ci sono anche delle emozioni negative, si parla anche di odio, ma questo è bello perché i bambini hanno avuto fiducia nel riporre presso il lettore, insomma chi legge, ma comunque nella loro comunità, anche questi sentimenti che non tengono dentro ma regalano per poter poi trasformarli. Questo è un grande atto di fiducia che loro stanno facendo nei confronti dell'adulto. Ci deve essere sempre un posto per i bambini nei pensieri e nelle azioni di chi amministra la cosa pubblica. E questo è il messaggio che i bambini hanno voluto lasciare al presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, con una panchina posizionata all'interno della sua stanza da governatore. Noi vogliamo che in Regione, così come anche in tutte le altre istituzioni, i bimbi abbiano sempre un posto dove potersi sedere. Questo è un messaggio chiaro che deve passare, perché l'ascolto dei bimbi è un aspetto importante che può anche poi dirigere meglio quelle che sono le politiche in loro favore. Questo libro è stato frutto di un laboratorio di scrittura che naturalmente ha raccolto sì le emozioni dei bambini, ma le emozioni migliori. È un libro davvero simpatico, lo consiglio come regalo di Natale.